Buonasera, buonasera e benvenuti al nostro secondo appuntamento con Dietro la Notizia, un programma settimanale di approfondimento giornalistico nel corso del quale ci occuperemo di attualità e incontreremo, come di consueto, i protagonisti. Con me, come sempre, i miei compagni di viaggio, Mariangela Marotta e Sisto Macchiarelli. Nell'ambito dell'attualità di questa sera parleremo di medicina dopo un brevissimo momento pubblicitario. Ed eccoci ritornati in studio. Tutti li conosciamo e tutti abbiamo sentito parlare di varici alle gambe, agli arti inferiori, particolarmente antipatiche alle donne perché sotto il profilo estetico creano poi molti problemi. Questa sera, per conoscerle meglio e per sapere i rimedi, ne parleremo con un bravissimo chirurgo, il dottor Agostino Vanore, specialista in chirurgia generale e perfezionato in flebologia. Buonasera, dottore. Buonasera. Allora, intanto vogliamo dire che cosa sono le varici. Sì, le varici, con il termine varici noi intendiamo una dilatazione, un allungamento e una tortuosità delle vene. È una patologia molto molto frequente che è comparsa nell'uomo allorquando ha assunto la posizione eretta. Allora, prima non era presente tale patologia. E ha una frequenza molto alta, un rapporto donne-uomini di 3 a 1. Abbiamo l'epoca di insorgenza è verso la quarta, quinta decade di vita, le donne hanno un'incidenza sul 20-30%, mentre gli uomini sul 10%. Quali sono i segni e i sintomi delle varici? I segni li vediamo spesso perché queste, diciamo, queste vene un po' deforme che si A vedono, parte, però. diciamo, la fuoriuscita, insomma, delle varici, delle vene sugli arti inferiori, poi ci sono i segni clinici che sono dolore, pesantezza, prurito, fino alla claudicazio venosa che è la condizione peggiore, per cui c'è anche ci sono i dolori crampiformi che danno una grossa inabilità al paziente. Si possono prevenire. Guardi, noi generalmente in medicina facciamo una distinzione tra varici primitive, varici secondarie e varici congenite. Le primitive non conosciamo l'eziologia, le secondarie sono collegate a una trombosi venosa profonda e le congenite sono legate a malformazioni venose. C'è, secondo alcuni studi, una predisposizione genetica su cui poi agiscono i fattori ambientali, tra cui l'aumento di peso, alcune attività lavorative, come per esempio stare molto tempo in piedi vicino a fonti di calore, allora alcune categorie sono particolarmente esposte, come i macchinisti delle navi, oppure i fornai, oppure chi lavora sempre, i militari, I eccetera. conduttori I anche. conduttori anche, naturalmente, i chirurghi che stanno sempre molto spesso in piedi, e naturalmente poi c'è anche una condizione ormonale scatenante, e soprattutto nelle donne, non tanto con la prima gravidanza, ma con la seconda, per cui non è l'azione meccanica dell'utero sul reflusso venoso, bensì l'azione ormonale che determina un'alterazione tale per cui non si può ritornare allo status quo ante, cioè alla condizione precedente la gravidanza, ecco. Ecco, spesso infatti si sente dire dopo la gravidanza mi è venuta fuori questa. Soprattutto dopo la Quindi. seconda, terza gravidanza. La prima, diciamo che il sistema venoso perde un 10% delle proprie capacità, che poi recupera nell'anno successivo al termine della gravidanza. Invece nella seconda e terza gravidanza si ha una perdita del circa del 60-70% delle capacità del sistema venoso e non si ha più la capacità di recuperare. Ecco, che cosa si può fare sotto il profilo, diciamo, medico e chirurgico? Dal punto di vista medico esiste, siccome noi per definizione la malattia venosa è progressiva ed irreversibile, nel senso che tende ad andare avanti, a non ritornare indietro, naturalmente esistono delle terapie. La terapia che
possiamo definire una terapia conservativa oppure una terapia chirurgica. La terapia conservativa è basata sull'uso di presidi, diciamo come l'elastocompressione, le famose calze elastiche, che bisogna però indossare in tutte le stagioni, quando ci si alza la indossarle quando si alza la mattina e togliere la sera allorquando si va a letto. Poi esistono anche dei farmaci, una terapia farmacologica, diciamo che non è che riduce un po' il senso di gonfiore, di pesantezza e di prurito, sintomi classici dell'insufficienza venosa, e sono molti prodotti derivati dei flavonoidi oppure della vite rossa, sono eccetera. Dei vasi dilatatori, no? No, non sono dei vasi dilatatori, sono dei prodotti che hanno un'azione sulla struttura, sulla parete venosa, e che tendono a dare un maggior tono alla parete venosa, perché il gioco è sulle valvole. Noi, il sistema circolatorio dell'uomo è fatto dal sistema arterioso, che porta il cuore porta il sangue dal cuore alla periferia, e il sistema venoso, che dalla periferia porta il sangue al cuore. L'azione di ritorno del sangue dalla periferia al cuore è data da vari fattori. Abbiamo innanzitutto l'azione del diaframma, e quindi della pressione negativa che si sviluppa a livello toracico, e poi abbiamo le varie pompe, tra cui la pompa vascolare che è sotto la pianta del piede, la pompa articolare caviglia piede e la pompa muscolare del polpaccio, che sono tutte, l'azione muscolare tende a far sì che il sangue ritorni verso il cuore. E ci sono delle valvole unidirezionali a nido di rondine che permettono il ritorno verso il cuore e non la tendenza a defluire verso il centro della terra, cioè la parte più bassa del corpo umano, che sono appunto i piedi. Quando c'è un'alterazione di queste valvole, allora naturalmente c'è la stasi venosa, e quindi ci sono i segni, cioè poi si verifica un allargamento delle giunzioni cellulari, il passaggio di liquidi dalla vena all'interstizio, e quindi il gonfiore, l'edema, la pesantezza, il prurito legato anche alla liberazione di istamina, eccetera, per cui i segni classici, ecco. Dottore, si parla anche di endolaser, che cos'è e in quali casi va fatto? Allora, innanzitutto l'endolaser rappresenta una metodica mini-invasiva di tipo chirurgico per il trattamento delle varici degli arti inferiori. C'è bisogno sempre di un attento studio dell'insufficienza venosa, e il gold standard, cioè l'esame per eccellenza, è rappresentato dall'ecocolor Doppler. L'endolaser in che cosa consiste? Consiste nell'introdurre all'interno del lume vasale una sonda e collegata una fibra ottica collegata a un apparecchio laser, e nel coagulare la vena, cioè nel chiuderla. Come funziona? Il laser è una fonte di luce, poi che a contatto con alcuni elementi del corpo umano, in special modo con l'emoglobina, viene trasformato in calore, e questo calore, agendo a livello delle pareti venose, determina una trombosi e una coartazione, cioè un restringimento della vena. Naturalmente la temperatura di azione di questo laser è intorno agli 85-95 gradi, questa è la temperatura per cui si sviluppa il trombo e poi c'è la coartazione della vena. Questo però bisogna naturalmente studiare accuratamente prima di usarlo, poiché si è visto che nelle varici immeterate, cioè nelle varici che datano da molti anni, il successo di questa metodica non è garantito. Invece nelle varici insorte recentemente, diciamo che però nel giro di 2-3 anni, si è visto che a 4 anni dal trattamento endolaser l'88% delle vene sono ancora chiuse. L'endolaser è pericoloso o no? No, l'endolaser non è pericoloso. L'endolaser viene utilizzato non soltanto nel trattamento delle varici, ma viene utilizzato anche nel trattamento dei capillari, viene utilizzato anche nel trattamento delle emorroidi, cioè in tutte le condizioni di insufficienza venosa. L'endolaser come effetti collaterali può dare soprattutto ematomi e un po' di bruciore, perché ci può essere un po' di risentimento dei nervi che risiedono intorno ai vasi venosi, che però regrediscono dopo. L'ultima domanda è anche una risposta brevissima. L'alimentazione e magari o un regime di vita è importante? Cioè il movimento, mangiare bene? Un regime di vita è importante, innanzitutto nel non aumentare di peso.
nell'andare regolarmente di corpo, cioè con un'evacuazione regolare, perché ogni condizione che determina un aumento della pressione intraaddominale aumenta il rischio di rottura di queste valvole e quindi di sviluppo dell'insufficienza venosa. Naturalmente poi l'uso di antiossidanti favorisce la struttura, diciamo il mantenimento della struttura venosa. Bene, grazie dottore Vanore, finisce qui la prima parte, ora parleremo di libri. A parlarcene con il suo ospite, Mariangela Marotta. A te, Mariangela. Sì, grazie Lorenzo e buonasera a tutti voi e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'arte. Come ben ricorderete, nella scorsa puntata ci siamo occupati di moda, spettacolo. In modo particolare abbiamo assistito ad una vera e propria lezione di bon ton. Questa sera, miei cari ascoltatori, daremo voce ai ricordi. Ma che cos'è un ricordo? Il ricordo è una sorta di testamento, un libro aperto di quello che è il nostro vissuto. È l'espressione della nostra identità, è ciò che siamo e ciò che paradossalmente potremo essere in futuro. I ricordi scivolano davanti come i fotogrammi di un film, come una sorta di moviola, la moviola di un processo così dinamico detto vita. Dunque siamo pronti per iniziare questo nuovo percorso e catapultarci in questa avventura. Ma attenzione, non sarò da sola, ma accompagnata da una grande figura del mondo dell'editoria. Si tratta di un filosofo, ma non solo, anche di un noto musicista, nonché maestro di musica nelle scuole superiori. Ma non vi faccio attendere oltre e vado subito a presentarvelo. È con grande piacere che questa sera ho qui in studio il professor Michele Leone. Buonasera. Buonasera Michele e soprattutto benvenuto nella nostra redazione. Piacere tutto mio. Dunque, lei, filosofo, laureato in filosofia, sì, ma musicista. Sì, diciamo che la musica è la primaria attività. Certo. Poi viene la poesia e poi la filosofia. Specifico questa scaletta, questa progressione, perché la musica viene al primo posto dal punto di vista del contatto con il mondo, dico io. Certo. No? Quando le cose che si presentano, così, nella mia storia, nel mio vissuto, la musica è quella che mi fa amare il mondo. Dunque, da una parte abbiamo la musica, dall'altra abbiamo la parola, nel bel mezzo abbiamo questa sinfonica armonia di un eloquente animo che è lei. Beh, sicuramente l'essere umano è quello che sintetizza poi alla fine, certo, tutte queste caratteristiche. E, tra l'altro, dentro di noi c'è uno spirito dialettico, nel senso, come dice Croce, nella dialettica dei distinti abbiamo il momento estetico, il momento logico, il momento etico e il momento economico. Quello estetico è primo, diciamo, è quello più l'emergente, quello che, certo, emerge e che quindi è anteriore al linguaggio stesso. Ed è lì che nasce la poesia, in un certo senso. Ed è lì che nasce la, sì, poesia. Sì, Croce dà alla poesia, la definisce intuizione lirica, intuizione pura, quindi è lì che sorge il linguaggio. Poi diventa, quindi è una situazione prelogica, in un certo senso. Poi abbiamo la logica e la poesia si muove in questo spazio, proprio in questo limite. Certo, ecco. E in musica in quanto linguaggio universale ne fa, certo, la compagna. La musica è quella che coglie l'infinito in modo assoluto. La poesia, usando anche un linguaggio verbale, quindi si colloca un po' anche sotto l'aspetto della logica, perché ti porta, certo, a ragionare, certo, a pensare, a immaginare cose concrete. E poi la filosofia è quella che poi alla fine dovrebbe sostenere queste volatilità, diciamo, della mia personalità. Ed è proprio così. Sennò sarei troppo volatile. Allora Michele, sì, noi siamo qui questa sera proprio per parlare di poesia, di liriche, perché presentiamo il suo nuovo libro, Eutanasia del ricordo. Allora, oltre che chiederle da dove nasce l'idea di scrivere un'opera che racchiude, mi corregga se sbaglio, 34 liriche, ma mi interesserebbe proprio scoprire perché la scelta di chiamarlo Eutanasia del ricordo. Vorrei farle una breve etimologia. Eo, appunto, buono, Thanatos, morte, quindi una dolce morte dal tanto amato greco. Certo.
ma vogliamo parlare anche appunto perché la scelta di questo titolo e perché la scelta di porre prima del testo una nota espressione di Benedetto Croce. Sì, ho utilizzato questa espressione, eutanasia del ricordo, perché probabilmente questa, quando ho letto quel passo nel libro La poesia di Benedetto Croce, sì, un libro che è uscito nel 1936, sono stato colpito da questo passaggio. Mi è sembrato di vedere un po' la mia prospettiva poetica, perché la poesia non è altro che lo svolgersi di ciò che non è più, e del ricordo, quindi il recupero del ricordo. Quasi eutanasia del ricordo potrebbe quasi affiancarsi epifania del passato, in un certo senso. Il passato che riprende la sua forza, certo, la sua vitalità, riemerge con le sue emozioni. Quindi, diciamo, eutanasia non ha l'accezione, diciamo, negativa, dulce ma morte, senso, ma dulce, esatto, morte non in senso anche bioetico, perché, ecco, per intenderci. Anche perché il ricordo è un qualcosa che noi abbiamo nelle nostre strutture, certo, è uno stimolo esterno che arriva nelle strutture della nostra mente. Dirò di più, noi siamo i nostri ricordi, perché i ricordi è sicuro che ci sono, è una ciò sorta che ci sarà di non lo sappiamo. Carta di identità, certo, come dicevamo, un libro aperto, un testamento della, certo, nostra vita. Ed è lì che dobbiamo trovare, ritrovare le nostre emozioni. Il passato che vive nella nostra penombra o nella nostra ombra se viene dimenticato. Esatto. La luce acceca, quindi il presente è la luce accecante, quindi non possiamo cogliere il presente. Esatto. Le cose le cogliamo dopo, nella penombra, dico io. La mia poesia si svolge nella penombra. È come se metabolizzassimo anche dopo, sì, ciò, certo, che ci è accaduto. Certo. È proprio così. Vorrei un attimino parlare della sua vita, di là della sua carriera da scrittore. Lei è un noto musicista. Tra l'altro vorrei far notare la cravatta del professore, che è stupenda. Io, beh, prima, sì, di iniziare ho detto, cioè è proprio la cosa che mi è saltata all'occhio, perché, sì, questo un po' è spia della sua passione per, sì, la musica. Ecco, le volevo chiedere, lei in che modo nella sua vita è riuscito a coniugare appunto la filosofia, quindi l'uso della parola, l'amore per il sapere e la musica? La musica, come ho già detto prima, si svolge in un terreno assoluto, dove la parola non prende corpo, nel senso, io sono un sostenitore della musica assoluta. La musica, quindi, assoluta. La musica assoluta, è un'idea che, diciamo, che si è sviluppata già con altri pensatori del passato, e la musica coglie l'assoluto. Poi nel momento in cui la musica entra in contatto con la parola, allora può nascere la canzone, certo, può nascere il melodramma, può nascere appunto il teatro, certo, però resta sempre distinta dalle altre cose, nel senso che ha una sua autonomia espressiva la musica. Dicevamo un linguaggio universale. Sì, un linguaggio universale proprio per questa sua autonomia espressiva. Perché unisce un, certo, po' dove magari anche unisce la parola... i popoli. Unisce, esatto, le culture. Anche la parola magari non riesce ad arrivare. Forse l'elemento più multiculturale, oggi si parla tanto di multiculturalismo, sì, è proprio la musica. La musica è la prima attività interculturale e multiculturale. Quindi, infatti, quindi anche un modo di coniugare, un modo per unire. Oggi purtroppo ci troviamo in una società nella quale si tende sempre a discriminare, a discernere, ad espellere. Sì. Ecco, quindi parlare di un qualcosa che invece che riesca ad unire, io penso che sia sempre positivo. Armonia è una parola musicale, no? Appunto, una sinfonia armonica, come dicevo anche prima. Lei insegna musica? Sì, insegno musica nella scuola secondaria. Dove, precisamente? Nel comune, nella scuola media di Rocca Monfina. Sono 25 anni che sto lì. È bellissimo. Un rapporto stupendo con i miei alunni. Gli ex alunni mi ricordano sempre con tanto affetto e di questo sono onorato. Vogliamo salutarli? Penso, come, che no, la seguiranno. Qualcuno me l'ha anche detto. Ah, sì, sì, quindi cogliamo l'occasione per salutare, lo faccio con molto piacere, tutti i suoi, saluto, alunni. Sì, sì, tutti, il personale della scuola, anche i miei alunni, innanzitutto perché sono quelli con i quali ho a che fare, diretto, diciamo, in maniera più diretta, a cui trasmetto qualche cosa. Quindi anche in questa occasione penso che lei stia trasmettendo qualcosa ai suoi alunni. Sì, la scuola è continuata anche di sera questa, grazie, volta. A voi anche, perché mi ma grazie a lei opportunità, che ci sta veramente arricchendo di un sapere che appunto riesce a coniugare musica e parola, e non è da tutti, perché la parola è un elemento importante, però io dal mio modesto punto di vista
forse la musica è una sorta di veicolo, certo, della parola. Sì. Quindi questo è il veicolo privilegiato. Esatto, esatto. Mi dicono dalla regia che mancano 2 minuti, quindi prima di salutarci e per passare i ringraziamenti, io le volevo chiedere una cortesia. Sì. Oso chiederle questa cosa, spero che si possa fare. Mi può fare un autografo? Come no? Ah, grazie, grazie mille. Così lo terrò con me e ricorderò questo momento. Sto scrivendo una dedica molto, molto bella. Che suspense. Il silenzio ha anche un suo perché. Come no? C'è stato un periodo in cui il silenzio, anche nella poesia, sì, aveva un valore assoluto. Esatto. Beckett, ad esempio. Esatto, esatto. Quindi questo lo terrò, non lo faccio vedere perché è personale, quindi lo terrò con me. Benissimo, quindi ricordiamo dove possiamo trovare il libro, nelle sì, mie librerie. Anche se ultimamente pare che ho presentato ultimamente il libro il 28 di settembre, sì, e le uniche copie che stanno a Piedimonte sono tutte, ah, state vendute tutte. Per cui magari chiederò all'editore se può, esatto, fare un ulteriore rifornimento. Sia sì, veramente sì, molto interessante. Comunque Piedimonte Matese, sì, nelle librerie si trova. È interessante e va sicuramente consultato, quindi è grazie, positivo propagarne la poesia, la copia. Qualsiasi forma di poesia è sempre da propagandare. Noi da aspettiamo propagandare anche altri suoi futuri lavori, certo, che magari colgo l'occasione per invitarla anche in un prossimo io incontro. Ne sarei felicissimo, quindi mi farebbe molto piacere. Grazie a lei e grazie per essere stato qui, grazie, con noi, per averci accompagnato in questo viaggio del ricordo, come dicevo, certo, già nell'introduzione. Ti ringrazio per la bella introduzione. Grazie, grazie di cuore, spero di essere stata all'altezza della sua, della sua figura. Quindi la ringrazio ancora. Noi ci fermiamo qui, prima di salutarvi vi ricordo che nel prossimo appuntamento ci occuperemo di musica, abbiamo parlato di moda, scrittura e appunto parleremo di musica, quindi avremo in studio una figura importante che appunto della musica, come anche il professore, riesce veramente a farsi padrone. Bene, ora è veramente tutto, io come al solito vi ringrazio per averci tenuto compagnia anche questa sera, una buona serata a te Lorenzo. Bene, la nostra trasmissione termina qui, grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie agli ospiti, al dottor Agostino Vanone, il professor Michele Leone, grazie anche alla regia e da parte mia, di Mariangela Marotta e Sisto Macchiarelli, l'augurio di un buon fine settimana. Alla prossima, sigla!